Gigi Padova, ben ritrovati. L'informazione in diretta di Rete Veneta. È il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, già la cronaca, non solo la politica, lo sport, il costume. Allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi 7 giorni. Non si arresta la preoccupazione dei residenti dell'Arcella. Fino a marzo, in uno stabile di via Avanzo che si trova proprio sopra un negozio etnico, verranno ospitati senza tetto e bisognosi per far fronte all'emergenza freddo. Tuttavia la gestione è affidata ad una cooperativa che si occupa principalmente di accoglienza migranti, e il timore dei residenti è che la struttura successivamente possa ospitare dei profughi. Ho detto che è un centro per i senza tetto fino a marzo. Dopo marzo però c'è una grossa incognita, nel senso sarà un centro per i rifugiati, perché la cooperativa che gestisce questa cosa ha già altre attività di questo tipo. I residenti solo poco tempo fa ci avevano contattati per mostrare le condizioni di degrado in cui già versa la zona antistante la stazione. Spaccio a tutte le ore e sporcizia. Per questo ancora una volta chiedono di essere coinvolti dall'amministrazione per evitare di trovarsi di fronte al fatto compiuto. Urgente, dicono, deve essere un incontro con l'assessore al sociale Marta Nalin. Quello che speravamo, che l'assessore lì, anche qua, ripeto, la partecipazione avesse coinvolto e spiegato che cosa effettivamente vorranno fare. Se no siamo sempre le solite, l'amministrazione va avanti e la gente deve sempre stare là a guardare quello che gli casca sulla testa. È durato tutta la giornata sopra il luogo dei carabinieri all'interno della ditta NV-SRL di via Sesta Strada a Bagnoli. Le fiamme nella notte hanno distrutto gran parte dello stabilimento che si occupa della realizzazione di pavimenti e cartongessi, quasi certamente un rogo di natura dolosa. All'interno del capannone sono stati rinvenuti 2 cumuli di legna e cartoni, forse gli innesti dell'incendio. Le fiamme si sono propagate con rapidità, distruggendo i prodotti e il materiale di stoccaggio. Fortunatamente i vicini hanno subito dato l'allarme, vedendo le lingue di fuoco che uscivano dalla finestra della ditta. Sul posto sono arrivati i pompieri da tutta la provincia, che in poco tempo hanno circoscritto il rogo e limitato i danni solo all'interno del capannone. I carabinieri stanno indagando per individuare l'autore o gli autori. Non dovrebbe trattarsi di un gesto intimidatorio. L'ipotesi più probabile è da ricercare in qualche controversia che potrebbe riguardare l'azienda in questi giorni chiusa per le vacanze natalizie. Nel frattempo il capannone è stato posto sotto sequestro, mentre la normale attività amministrativa è ripresa negli uffici della NV-SRL. Il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, ha divulgato la notizia attraverso i social network, esprimendo vicinanza al proprietario della fabbrica. Verranno a incontrarvi? Lo speriamo, come ci hanno promesso. Si lamentano di non avere notizie certe dall'amministrazione sul tracciato, sul tipo di veicoli, sui tempi e sui soldi. I comitati che sono sorti nei mesi scorsi per contrastare il progetto della nuova linea, dalla stazione a Volta Barozzo passando per l'ospedale, sono delusi. Sindaco e vice sindaco avevano promesso di incontrare cittadini e commercianti, una promessa che secondo i comitati è rimasta tale. Inizialmente ci hanno promesso un tavolo di lavoro per discutere il progetto insieme, e invece abbiamo visto che a quanto pare decideranno la tratta attraverso la geolocalizzazione dei cellulari o addirittura facendo i giri per i quartieri. Questo non è quello che c'era stato promesso. Per i comitati, che annunciano di essere pronti a fare fronte comune in tutta la città, il problema più grosso è l'incertezza. In via Facciolati non si sa se il tram passerà di lì, qual è l'alternativa, o se sarà un mezzo su rotaia o un autobus elettrico. Non si capisce, perché un giorno ipotizzano via Facciolati e un giorno ipotizzano il vecchio progetto. C'è sempre più confusione. Intanto l'ASCOM fa sapere di essere favorevole al tram, a patto che i cantieri abbiano date certe e che il mezzo sia lo stesso di quello attuale. Anche gli ambientalisti, secondo l'associazione commercianti, devono fare un passo indietro. L'assessore Bressa invece annuncia un tavolo di discussione per la prossima settimana con le associazioni di categoria. È ancora polemica sul contratto e relativo stipendio del portavoce del sindaco di Padova, Massimo Bettin. A finire nel mirino dell'opposizione le delibere dell'amministrazione comunale volte a regolarizzare posizione e retribuzione dell'ex segretario provinciale del PD. Penso che sia uno scandalo, bello e buono. Viene dato un incarico di portavoce, quindi in realtà non è neppure un incarico di carattere dirigenziale, e che viene equiparato a un dirigente, penso che sia un grave errore. Dalle ultime delibere della Giunta si sottolinea che Bettin può svolgere regolarmente il ruolo anche senza possedere la laurea, ma dall'opposizione c'è chi pone l'accento su questo titolo di studio anche per valorizzare l'università.
Appunto, non avendo una laurea e essendo il ruolo di portavoce e anche per i laureati in scienze della comunicazione, che è anche una laurea un po' purtroppo bistrattata, e non c'è appunto un ragazzo diplomato che ha un ruolo di portavoce, già questo secondo me non è un'incongruenza. Ma secondo l'ex sindaco la vicenda non si è ancora conclusa. Andrà a finire che probabilmente la Corte dei Conti darà una sanzione per quello che è stato fatto. E sono da poco passate le 10 quando all'improvviso una catasta di legna cade da alcuni scaffali. La tragedia all'interno di questa rivendita di legname. Siamo in via dell'artigianato nella zona industriale di Montegrotto Terme, schiacciato dal peso delle assi Sante Lavezzo, settantenne del posto. L'anziano era entrato da poco per acquistare del materiale, stava passando proprio sotto lo scaffale quando all'improvviso le assi di legno sono piovute dall'alto colpendolo alla testa. Una violenza che non gli ha lasciato scampo. Lavezzo, noto nella zona termale per aver gestito per molti anni una tabaccheria del centro di Abano, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi del 118. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dello Spisale e i carabinieri, che stanno ora ricostruendo quanto successo. I titolari della rivendita Martini sono sotto shock per l'accaduto e non si danno pace per la tragedia. Da una prima ricostruzione pare abbia ceduto un contenitore dove le assi erano riposte. Picchiata, legata ai piedi e soffocata, uccisa per 1.000 euro. Liliana Armellini, la 74enne di Est, è stata ammazzata brutalmente dal fidanzato della badante che seguiva lei e la sorella inferma. Michele Bonaldo, 37enne di Casale di Scodosia, dopo un anno e mezzo di indagini è finito in carcere con l'accusa di omicidio a scopo di rapina. L'uomo con problemi di tossicodipendenza avrebbe raccolto informazioni dalla compagna nelle settimane prima della rapina sfociata nel delitto e avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio del 2016, aveva effettuato alcuni lavoretti di manutenzione in casa dell'anziana. Era stata proprio la badante a ritrovare il corpo senza vita di Liliana, la casa a soqquadro e in una stanza la sorella inferma della vittima, incapace di alzarsi dal letto. Molti gli elementi raccolti dai carabinieri, due sopralluoghi del RIS di Parma che hanno trovato tracce di DNA di Bonaldo nei cassetti di Verti per cercare i soldi. Le serrature della casa non erano state forzate dall'abitazione, mancava un mazzo di chiavi. La prova Regina però è arrivata dal cellulare dell'uomo. Cado di crearsi un alibi in un certo momento anche in maniera abbastanza ingegnosa, lasciando il proprio telefono cellulare a un nipote minorenne e la sera dell'omicidio gli avrebbe detto di mandare degli sms alla sua fidanzata ad orari scanditi da lui imposti. Continuate a vigilare su quei veleni che minacciano una vita sana. Lo ha scritto Papa Francesco in una lettera alle mamme NOPFAS. Il pontefice ha risposto al gruppo di genitori che risiedono nella zona rossa dell'inquinamento, i quali avevano scritto in Vaticano. Papa Bergoglio ha risposto tramite il segretario di Stato, Cardinale Parolin. Il Papa ha preso visione del vostro scritto, delle vostre legittime preoccupazioni e del vostro impegno volto a ottenere che l'acqua sia fonte di vita, come egli ha scritto nell'enciclica Laudato Si, ricorda Monsignor Parolin. Sua Santità desidera esprimere la stessa vicinanza, incoraggiandovi a proseguire per la soluzione del problema. Laura è la più giovane, nel rifugio San Francesco non può prestare il suo servizio e allora ogni ultima domenica del mese a Piazzola sul Brenta si occupa di cercare una casa adottiva per uno dei quasi 200 cani ospiti, ma i volontari sono 40 qui, tutte persone giovani come Matteo De Boni. Sono volontario qui da quasi un anno e mezzo, e ho iniziato l'inverno scorso e sono qui con la mia ragazza, che anche lei è volontaria appunto, e abbiamo deciso di entrare in canile come volontari appunto per dare una mano a questi amici a quattro zampe. Matteo e la sua ragazza vivono in zona Rifugio San Francesco, lo hanno scoperto cercandolo su internet. Il lavoro è semplice, spiega. La mattina ovviamente ci sono da pulire i box, da mangiare i cani, mentre il pomeriggio ci concentriamo più sul fatto di portare fuori i cani e farli divertire, insomma, perché hanno bisogno di divertirsi anche loro. E un sostegno arriva anche dall'amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta. Gli animali uniscono e appunto per le persone danno veramente quel, diciamo, quell'apporto, questo sostegno di cui le persone tante volte appunto hanno bisogno. Ci sono appunto anche persone che sono indirizzate proprio o dai servizi sociali o dalle scuole.
Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia. Siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta, a presto!